sets. Devo prendere un attimo, volevo sottolineare un aspetto che mi sembra, volevo sottolineare un aspetto che mi sembra fondamentale per quanto riguarda quello detto precedentemente sul fatto del scrivere per se stessi o per scrivere agli altri, per gli altri. Ecco, c'è un passaggio, uno può scrivere per se stessi, però non riesce ad avere quell'universalità che serve all'uomo. Quindi io sono sempre stato del parere che queste elite, diciamo, di intellettuali che rimangono circoscritte a loro stessi non servissero molto per quanto riguarda veramente un andare avanti culturale. Ecco perché ho pensato che una divulgazione come un trimestrale potesse far uscire, voglio dire, dalle università quei docenti, voglio dire, che se no erano ancorati solamente alla saggistica filologica piuttosto di saggi, no, che sono per addetti ai lavori e che potessero essere apprezzati magari anche da un pubblico più vasto. E così invece le persone, diciamo, che invece non fanno parte delle istituzioni potessero entrare a loro volta, grazie a queste stesse persone, nelle università, ossia uno scambio, un interscambio umano su quello che è una circolazione di idee. Solo in una circolazione di idee, come comunque una circolazione, voglio dire, in tutti gli altri settori artistici, secondo me ci può essere una crescita culturale. E questo non è solo per quanto riguarda la cultura scritta, ma la cultura umana anche per quanto riguarda i territori, cioè si deve sconfinare, non si può rimanere, si parte sì da un bar, da un piccolo centro, dal quartiere come nel caso di sinergie locali, ma poi si va sempre, voglio dire, espandendosi in un altro. Credo che diciamo l'operazione più interessante che ha sempre portato avanti il presidente Mancini con Dile sia questa, cioè di partire da un locale per poi veramente allargarsi infinitamente, perché credo che abbia toccato ormai tutti i paesi del mondo. Solamente nella sezione arti grafiche quest'anno, per quanto riguarda il premio 8 milioni, si sono iscritte 250 persone di 33 nazionalità differenti. Questo sia un successo enorme, no? Perché quindi c'è uno scambio di comunicazione, uno scambio di vedute, e anche in un momento in cui la comunicazione, anche se viaggia a ritmi molto più veloci, in realtà viene meno sull'umano, invece sembra che in questo meccanismo diliano, lo si può dire diliano, si rompa questo atteggiamento e si riesca a vincere questa sfida, perché parliamo di sfide, come ha detto lui. Bene, con questo augurio io vorrei, perché siamo qui soprattutto per incontrarci, per diciamo, per portare avanti e sviluppare ancora meglio nuove progettualità, nuovi progetti e appunto anche per premiare le persone che veramente hanno contribuito a allora aspettavamo anche Angela Maria Tibelli, rappresentante Latina, che doveva venire ma ancora non è potuto venire, evidentemente ha avuto qualche subito un intervento chirurgico e una fase di... Però abbiamo delle rappresentanti. Sì, sì, ritiriamo, io e Elena ritiriamo da quest'anno, perché lei ha ricevuto dei premi. La ringraziamo comunque inizialmente e ringraziamo le delegate allora collaboratori. Chi abbiamo quindi come presente? Allora, vediamo per creare.